Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 1 e 2. e 6 settembre 1900. Siccome nei giorni passati non tanto si faceva vedere il mio adorabile Gesù, mi sentivo diffidente sulla speranza di riacquistarlo di nuovo, anzi, mi credevo che tutto era finito per me, visite di nostro Signore e stato di vittima. Ma questa mattina, nel venire il benedetto Gesù, portava un'orribile corona di spine. Si è messo vicino a me, tutto lamentandosi, in atto di volere un ristoro. Ond'io gliel'ho tolta piano piano e per dargli più gusto l'ho messa sulla mia testa. Dopo poi mi ha detto: figlia mia, il vero amore è quando è sostenuto dalla speranza e dalla speranza perseverante, perché se oggi spero e domani no, l'amore si rende infermo, perché essendo l'amore alimentato dalla speranza, per quanto alimento gli somministra, tanto più si rende più forte, più robusto, più vivo l'amore. Se questo alimento viene a mancare,
Prima si inferma il povero amore rimanendo solo senza sostegno e poi finisce col morire del tutto. Perciò, per quanto grandi siano le tue difficoltà, mai neppure per un momento devi scostarti dalla speranza col timore di perdermi. Anzi, devi fare in modo che la speranza, superando tutto, ti faccia trovare sempre unita con me. Ed allora l'amore avrà perpetua vita. Dopo ciò ha seguitato a venire senza dirmi più niente. Continua a venire il mio dolcissimo Gesù. Questa mattina, appena venuto, ha voluto versare un poco le sue amarezze in me e poi mi ha detto: Figlia mia, io voglio dormire un poco e tu fai il mio ufficio di soffrire, pregare e placare la giustizia. Così lui ha preso sonno ed io mi sono messo a pregare vicino a Gesù. Dopo, risvegliandosi, abbiamo girato un po' in mezzo alle genti e mi ha fatto vedere diversi combinamenti che stanno facendo, come uscire per smuovere rivoluzione, e specialmente notavo un assalto all'improvviso che stavano macchinando per riuscire meglio nel loro intento e per fare che nessuno si potesse difendere e prevenire contro il nemico. Quanti spettacoli funesti! Ma però pare che il Signore non dà loro libertà ancora per ciò fare e non sapendo loro la cagione si rodono di rabbia, che ad onta della loro perversa volontà si vedono impotenti a ciò fare. Non ci vuole altro che il Signore conceda loro questa libertà, che il tutto è preparato. Dopo ciò ce ne siamo ritornati e Gesù si mostrava tutto piegato e mi ha detto: Vedi quante piaghe mi hanno aperto e la necessità dello stato continuo di vittima delle tue sofferenze, perché non c'è momento che mi risparmiano di offendermi. Ed essendo continue le offese, continue devono essere le sofferenze e le preghiere per risparmiarmi. E se ti vedi sospeso il patire, trema e temi, perché non vedendomi rinfrancato nelle mie pene, non sia che conceda ai nemici quella libertà da loro tanto bramata. Nel sentire ciò mi sono messa a pregarlo che facesse soffrire a me, ed in questo mentre vedevo il confessore che con le sue intenzioni sforzava Gesù a farmi soffrire. Allora il benedetto Signore mi ha partecipato tali e tante pene che non so io stessa come sono rimasta viva. Ma però il Signore nelle mie pene non mi ha lasciato sola, anzi, pareva che non gli dava il cuore di lasciarmi. Ed ho passato parecchi giorni insieme con Gesù e mi ha comunicato tante grazie e mi faceva comprendere tante cose. Ma parte per lo stato sofferente, parte che non so manifestarmi, passo innanzi e faccio silenzio. Inizia oggi il volume quarto del Libro di Cielo, che è una sistemazione soltanto, come dire, di convenienza, perché è uno scritto immediatamente seguente l'ultimo che abbiamo meditato, insomma l'ultimo era del 4 settembre del 1900, questo è del 5 settembre del 1900, quindi è in perfetta continuità. I primi due capitoli, il primo è molto edificante per quanto riguarda la vita interiore e alcune leggi a cui è soggetta, mentre il secondo, tra le righe, si vedono alcune grandi rivelazioni circa alcune leggi, diciamo così, cosmiche. L'osservanza delle quali determina alcuni equilibri, l'inosservanza delle quali fa saltare certi equilibri. Sono rivelazioni molto grandi che ci fanno anche ben comprendere alcune dinamiche, alcune caratteristiche connesse con il mondo del Fiat Supremo, della Divina Volontà. Andiamo con ordine. Nel primo capitolo, anzitutto compare Gesù con una corona di spine in testa. È un tema ricorrente, come sappiamo, di questi scritti, adesso che ci stiamo familiarizzando un pochino. Questo mistero, ecco, del Gesù che si mostra in atto sofferente, a volte orribilmente sofferente, di quelle stesse sofferenze che sappiamo durante la passione lui ha preso come effetto, manifestazione attuale
dei peccati del mondo, si sono riversati su di lui e che attraverso le singole pene della passione sono stati tutti quanti da lui espiati e riparati. Ecco, quello che non soltanto questi scritti, ma anche la vita di tanti santi, in particolare di quelli chiamati, ecco, a questo ministero austerissimo dell'anima vittima, ci fanno comprendere è che non dobbiamo pensare a queste cose semplicemente con le nostre categorie temporali. Quindi Gesù ha sofferto circa 2000 anni fa, quindi adesso è finito, è risorto, non soffre più e quindi non ci dobbiamo più preoccupare. Basta che compatiamo le sue pene passate, però per lui è tutto finito, ecco. Questo è un discorso che non è del tutto corretto, anche se non sappiamo esattamente come porre i termini della questione da un punto di vista teologico e di ciò che traspare invece da queste descrizioni, no? Perché se la corona di spine ce l'ha in atto il 5 settembre del 1900 quando appare a Luisa vuol dire che non è un fatto finito nel passato. Quindi questo significa che, come poi Gesù spiega nel secondo capitolo, la mole continua dei peccati in atto sta causando dolori grandi a Gesù e chiede chi si faccia solidale con Gesù per fermare la montagna di male prodotto dal peccato dell'uomo ed impedire quindi gli effetti nefasti che esso produce. Chiaro, queste sono vocazioni del tutto peculiari, quello che noi però possiamo e dobbiamo vedere se farne parte, cioè esserne partecipi, è fare quel poco che possiamo. Non ci apparirà Gesù coronato di spine e non ci darà la possibilità di togliergli la corona e mettercela sulla nostra testa, anche perché insomma sarebbe un'operazione un po' dolorosa. Ecco, però qualche preghiera e qualche piccolo medio o grande, fioretto, sacrificio, mortificazione o penitenza, possiamo offrirlo certamente al Signore. E il tasso di gradimento di queste cose, questo lo insegnano i Santi, che ci raccorda anche la seconda parte del primo capitoletto, non è solo o tanto la grandezza dell'opera offerta, quindi della sofferenza offerta al Signore, ma l'amore con cui la si offre. E qui Gesù fa una piccola lezione, ecco, e ci detta una legge di vita spirituale per quanto riguarda l'amore. Noi sappiamo che la carità è la prima delle virtù teologali e la carità, ecco, ci ordina perfettamente, anzitutto nel rapporto di amore verso Dio e con Dio. Perché ricordiamo sempre che la carità ci apre all'accoglienza dell'amore di Dio e al ricambio dell'amore di Dio. Nell'atto di carità e lo stesso amore del prossimo trova fondamento e mezzo e fine nella carità verso Dio. Cioè il prossimo noi non lo amiamo per se stesso, anche perché spesso e volentieri il prossimo non è in se stesso amabile, almeno per come appare, ma lo amiamo sempre per amore di Gesù. Quindi questo dobbiamo fare sempre moltissima attenzione. E anche qui non è il tema di questa meditazione, ma anche il nostro amore nei confronti del prossimo e di ogni prossimo può essere umano, molto umano, o soprannaturale, molto soprannaturale. Questo vale per tutti, anche per le persone più care. L'amore umano è atto di volontà umana e produce le solite cose della volontà umana, ecco, anche quando si tratta di amori leciti o addirittura buoni, tipo l'amore di un padre verso un figlio o di una figlia verso la madre, no? Però anche questi amori vanno vissuti nell'orizzonte della carità, quindi sono da ricordare le splendide parole di Benedetto XVI nella Deus Caritas Est, che rimane a mio avviso un pezzo magistrale, insomma, di magistero, eco della sua particolare predilezione di Joseph Ratzinger per la beatitudine,
teologia dell'amore, no? Chiusa parentesi. Ora, l'amore per il Signore si può raffreddare. Ce lo ricorda nei passi del Vangelo, no? Gesù dice che quando arriveranno i tempi difficili, l'amore di molti si raffredderà. E quando è che si raffredda? Ecco, quando non è sostenuto dalla speranza e speranza perseverante. Cosa significa questa cosa? Gesù lo spiega con un piccolo esempio, no? Per quanto grandi siano le tue difficoltà, mai neppure per un momento devi scostarti dalla speranza col timore di perdermi. Allora, l'amore si raffredda quando noi temiamo che, come dire, Gesù in qualche modo si sia allontanato. Magari non ne sentiamo più viva la presenza. Magari quando preghiamo, veramente sono momenti difficili, di realtà, non sentiamo niente. E ci sembra tutto quanto grigio, tutto quanto triste, no? L'abbiamo già meditato tante volte, sono momenti che possono passare, anzi è cosa ordinaria che passino, sono gli stati di desolazione voluti dal Signore per provarci oppure, come dire, in qualche modo causati da noi e dalla nostra, come dire, tiepidezza, quindi dal nostro non metterci in condizioni di poter godere al vivo della presenza, come dire, sensibile di Gesù, no? Per la quale è richiesta una tensione spirituale in senso positivo elevata. Quindi una persona che commette facilmente peccati veniali, una persona che non cura per niente la vita interiore, che come dire, fa commettere 100 miliardi di imperfezioni anche volontarie senza nessun tipo di attenzione, difficilmente gode della presenza di Gesù. Quindi questa è sempre la prima cosa a cui bisogna fare attenzione. La cosa fondamentale è non perdere mai la speranza che anche nei momenti di prova e di buio lui ritorna. Ci sono dei salmi bellissimi nella Sacra Scrittura, no? Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, è tutta quanta la tematica dei salmi dove si esprime la speranza vissuta ed esercitata nei momenti di prova, quindi nei momenti difficili. Prova è non soltanto quando Gesù si nasconde, ma anche quando, per esempio, arriva nella vita una bella tribolazione, una bella croce, una bella sofferenza, dalla quale, insomma, non sembra semplice liberarsi, non sembra facile gestirla, e comporta comunque delle pene, insomma, delle tensioni non indifferenti. Allora, qui ci vuole la speranza perseverante, perché senza speranza perseverante, sì, l'amore che perde momentaneamente il diletto dell'oggetto amato, si raffredda e poi si spegne, dice Gesù. Ecco, quindi la speranza è una virtù importantissima. Qui, tanto per par condicio tra i papi, ricordo sempre le belle catechesi che fino a un po' di tempo fa, a lungo, ha fatto Papa Francesco su questa virtù nelle catechesi del mercoledì. La speranza è l'ala, ecco, che alimenta sia in questo senso l'amore, sia sotto altri aspetti la fede, perché mentre la fede ci fa conoscere le verità, la speranza ci porta ad esse col desiderio, quindi ce le mantiene vive. È una virtù molto molto importante, già altre volte se n'era parlato negli scritti. Ed è bello il nome che gli dà Gesù, la speranza perseverante, ecco, perché la speranza ha proprio questa virtù di resistere all'usura del tempo, d'accordo? Se Gesù ha fatto una promessa, la manterrà. E se sappiamo che molte sono le prove che attendono il giusto, dice il Salmo, ma lo libera da tutto il Signore. Ecco che la speranza mi ricorda la seconda parte. Lo libera da tutto il Signore, è solo questione di tempo. E nel frattempo, in questo tempo, continuiamo ad amare il Signore, chiamandolo, invocandolo, desiderandolo, nella certezza che tornerà. Ecco, e quando tornerà, come successe nell'episodio evangelico, no? Il mare in tempesta, che Gesù sembrava dormire, così andiamo a già raccordarci al secondo capitolo dove Gesù dorme, poi si sveglia, fa shh, silenzio, è tutto finito.
Ecco, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, questo rapporto teologale con Dio che è chiaramente alimentato da una fede viva, oltre che della speranza, no? Tutti quanti i passi biblici e gli episodi evangelici che ho citato, li ho citati perché li ricordo, perché c'è una certa familiarità, no? Allora, la nostra formazione spirituale va sempre vissuta a 360 gradi, no? Perché poi tutto va a formare, diciamo, la legna che alimenta la fiamma del nostro amore, ecco, e consente al nostro amore di rimanere vivo, di non stiepidirsi o peggio spegnersi. Ecco, ecco il tema del sonno di Gesù. Ecco. Il secondo capitoletto. Voglio dormire un poco e tu fai il mio ufficio di soffrire, no? Ecco. Qui ci riporta immediatamente alla scena che ho appena citato dei Vangeli, quando Gesù sale sulla barca e si mette a dormire e c'era la barca in tempesta, no? Poi Gesù si sveglia e ferma tutti quanti. Ecco. Questi episodi sappiamo che hanno certamente un significato anche che va al di là del singolo episodio, e qui Gesù ce ne mostra uno. Allora, ci sono dei momenti in cui, secondo il nostro modo di pensare, secondo quello che appare, Gesù è, come dire, è stanco, tra virgolette, e chiede a una sua anima di continuare a fare quello che fa ordinariamente lui, e che continua a fare anche questo, il ministero, diciamo così, di intercessore, di mediatore di Gesù e di colui che ferma e trattiene, diciamo così, quella che si chiama in linguaggio teologico la giustizia di Dio, è biblicamente fondato. Perché San Paolo descrive Gesù come colui che, assiso alla destra di Dio, intercede per noi, e nella lettera agli Ebrei lo definisce il sommo sacerdote che sa compatire le nostre infermità, che è entrato nel santuario del cielo e lì costantemente intercede, prega per noi, essendoci entrato col suo vero sangue, sangue che tra l'altro viene ogni giorno misticamente effuso sugli altari della terra, nella Santa Messa, no? Quindi che dà la prima e maggiore, diciamo così, forza espiatrice, purificatrice e impetratoria di ogni grazia a beneficio di tutta quanta l'umanità. Compare qui un aspetto, ecco, una legge, che dobbiamo ricordarla, prima abbiamo visto una legge della vita interiore, cioè la speranza perseverante, alimento dell'amore, se non si cura questa virtù e non ci si stabilisce in essa, si spegnerà la prima, è la più importante delle virtù teologali, che è la carità. Qui vediamo una legge della divina volontà, cioè pare che il Signore non dà loro libertà ancora per ciò fare. Allora, ci sono degli equilibri a noi fondamentalmente ignoti, ma di cui possiamo farci un'idea leggendo queste cose e anche formandoci sulla storia della spiritualità e della geografia, insomma, si pensi per esempio alle grandi anime vittime come la Santa Veronica Giuliani per tutto quello che ha sofferto, o una Santa Margherita Maria la Cocca, la mistica del Sacro Cuore, no? E come loro stesse raccontano, tutte le sofferenze che vivevano, convertivano i peccatori, sollevavano le anime del purgatorio, trattenevano, ecco, i cosiddetti castighi di Dio. Perché? Ecco, perché c'era un'offerta di amore e di opere penitenziali, opere satisfatorie, tale che sulla bilancia di Dio, bilancia, diciamo, fa da contraltare a tutto il male che gli altri fanno. E ogni volta che gli altri fanno il male, come dire, il male produce, se non è in qualche modo fermato da bene contrario, una dilatazione non soltanto della sfera di azione, ma anche del potere del male. Capite? Cioè, la moltiplicazione del numero dei peccati aumenta il potere che i demoni hanno di tentare l'uomo e di indurlo a nuocere ancora peggio. Viceversa, le opere buone, le opere satisfatorie, tolgono, diciamo così, questo campo conquistato dal nemico, diciamo così, e
attirano persistenti grazie anche su chi non se li meriterebbe, fermando, ecco, il dilatarsi del campo nemico, diciamo così, del campo del male. Questo è evidentissimo che c'è una legge di questo genere, è evidente. Anche perché Gesù dice, essendo continue le offese, continue devono essere le sofferenze e le preghiere per risparmiarmi. Attenzione, qui passa poi a parlare in prima persona, no? Quindi, cioè, sono delle, non soltanto sono delle dilatazioni gravi, ecco, dell'impero del male, ma sono anche dei colpi dati a Gesù in persona. Scena precedente, no? Quindi la corona di spina. Qui prima si era fatto togliere la corona e si era la messa a Luisa, e poi qui comincia con il versare un po' con le sue amarezze in me, dice, questo l'abbiamo visto in tante circostanze, è un'altra, come dire, è un'altra, diciamo così, partecipazione mistica alle sofferenze di Gesù, per me inedita, cioè la mia conoscenza, che è ovviamente limitata, non è affatto detto che non sia successo altre volte, non mi dà informazioni che altre sante o mistiche abbiano vissuto questa cosa del tutto peculiare, quindi del versare di Gesù delle amarezze, proprio un gesto materiale, nel senso che Gesù poggia la bocca sulla bocca di Luisa, Luisa la apre e lui gli riversa proprio sensibilmente, come dice altrove, delle amarezze che lui stesso sente, con delle sofferenze molto molto grandi, no? E poi c'è la seconda parte, c'è la conclusione, dove Gesù gli partecipa parecchio le sue pene, tale e tante pene che non so io stesso come sono rimasta a vita, era tanto il dolore e anche l'incapacità di manifestare quello che avevo vissuto che passa oltre, no? Però dentro questo, dentro questa grande partecipazione alle sofferenze di Gesù, ella al tempo stesso vive giornate intere, quindi una presenza ininterrotta del Signore. Questo fa comprendere anche un'altra legge, stavolta non nella divina volontà, anche un po' nella divina volontà, ma della vita interiore, della vita spirituale, cioè che la presenza di Gesù e le sue consolazioni sono anche legate alla nostra generosità nell'abbracciare con amore le sofferenze e le croci, perché, ecco, come la Chiesa nella sua pedagogia santa dell'anno liturgico ci ammaestra, non c'è tempo di Pasqua senza la Quaresima e la Settimana Santa. E noi vorremmo tutti che si andasse direttamente al tempo di Pasqua, e vorremmo che fosse sempre domenica senza gli altri 6 giorni, no? Le cose non funzionano così. Ecco, se uno vuole il grande tempo di Pasqua, quindi la grande consolazione, deve abbracciare anche grandi tribolazioni, meno soffri e meno godi. Ecco, se vogliamo proprio essere molto molto sintetici e non prolissi. Se vedi sospeso il patire, temi, perché non vedendomi rinfrancato le mie pene non si è concede ai nemici con la libertà da loro tanto bramata. Ed ecco la legge è questa, che il male non si può muovere se la divina volontà non gli dà il permesso. E perché il male sia trattenuto è divina volontà, ecco la legge, che ci siano delle anime che proseguono sulla terra l'ufficio di mediatore, di vittima e di intercessore di Gesù. Questa è una legge fondamentale. Per cui, quando vediamo il male scatenarsi, non cominciamo a bestemmiare o a prendersela con il Padre Eterno, ma rimbocchiamoci un pochino le mani, che, ecco, e facciamo quel poco che sta in noi per contribuire a fermarlo il male, che il male non si ferma a forza di polemiche, chiacchiere, sparlamenti, abbiamo visto tante critiche, rumori, social network, eccetera. Il male si ferma con la preghiera e col digiuno, dice la Sacra Scrittura, non altro, con la preghiera e con il digiuno. Se vogliamo ricorrere all'altro, la Madonna a Fatima ha detto che anche chi non se la dovesse sentire di fare grandi penitenze, dice, prendi il rosario con fede in mano, perché col rosario si fermano pure le guerre, le calamità e le catastrofi naturali, perché se non te la senti tu, poi
di offrire qualche sofferenza al Signore. Bene, tu prega il rosario, così il Signore sarà sempre attento a guardare tutte quelle che ha sofferto la Madonna quando era sulla terra e il suo amore in atto per noi, e per amore suo farà in modo di fermare il male costantemente alimentato e aizzato dall'uso sbagliato del libero arbitrio degli uomini. Questo possiamo sempre farlo. Allora, scoprendo questa legge legata alla divina volontà, scopriamo anche il modo con cui noi ci interfacciamo santamente con questa legge, nella divina volontà. Quindi se sia uno stile, ci abbiamo già meditato altre volte, che non ha nulla a che fare con lo stile del mondo. Perché noi vediamo il male e senza strepiti, in silenzio, ci rimbocchiamo le mani, ci chiudiamo in camera e cominciamo a pregare. Andiamo in chiesa e ci mettiamo davanti al Santissimo. Offriamo nel silenzio della nostra vita al Signore i nostri personali e intimi e sconosciuti agli uomini, ma conosciuti a Dio, sacrifici, e la certezza, che è fondata anzitutto sulla rivelazione, oltre che su tutte quante queste specificazioni che Gesù fa, che questo è il modo migliore per contribuire a fermare il male e a portare grazie e benedizione non solo a noi, ma sulla Chiesa intera e sul mondo intero. Divina Maria, il mondo del Divino Volere, abbiamo visto che ci svela, tra le altre cose, delle leggi, ecco, analoghe a quelle fisiche, che governano il nostro mondo interiore, la nostra vita interiore, il nostro rapporto personale con Dio, e che governano anche la storia globalmente intera, intesa, il corso degli eventi, ecco, e ci ovviamente danno, ecco, delle regole, diciamo così, di comportamento immediatamente conseguenziali a queste leggi, che dobbiamo osservare se vogliamo fare in modo che il nostro agire sia un agire efficace e produttivo. Ricordare quello che hai fatto tu, cioè la scomparsa agli occhi del mondo, ecco, sarebbe veramente un titolo non molto aulico, no? Non molto altisonante, ma molto vero. Il mondo non sapeva manco che esistevi, ecco, e c'era colei che tutto il mondo beneficiava, soltanto con un passo che muoveva su questa nostra bella terra. Meditare molto su questo già ci aiuta non poco. Nel mondo del Divino Volere ci sono le anime mariane, ecco, certamente. Ma chi è fuso con la divina volontà è un'anima mariana, necessariamente, perché fa esattamente quello che hai fatto tu e nel modo in cui l'hai fatto tu su questa terra. Quindi portaci sempre bene in questi lidi e in questi orizzonti che certamente non escludono l'impegno anche esterno, che dobbiamo certamente profondere ordinatamente per la diffusione del regno di Dio e in particolare del regno del Fiat Supremo, ma ci sono delle priorità assolute che vanno rispettate per non rischiare, ecco, di lavorare invano e di correre senza una determinata meta, sprecando tempo ed energie e a volte anche uscendo, pur in buona fede, dai limiti e dagli orizzonti del Divino Volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.